Eccoci qui di nuovo dal Gotha, via Cavour a Messina, terza puntata di Annarena Rugby's Band, la trasmissione radio che coglie un po' gli umori e tutti gli amori, in questo periodo ci sono tanti amori anche in ambito amatori, e raccoglie un po', parla della vita di amatori rugby Messina. Andiamo in onda sul network NP Radio da Roma, Valerio Amodeo, che è andato in onda ieri sera con la trasmissione sul rugby nazionale ed internazionale, e da Udine Davide Macor. Allora, oggi oltre a me, Pancrazio Teri, abbiamo Annarena, la titolare della trasmissione. Abbiamo anche un disturbatore nel frattempo. Dai, presentiamo il nostro ospite, si chiama. Super ospite. No? Lo presentiamo insieme, Gabriele Sindona. Allora, buonasera. Salve a tutti, è un piacere essere qui. No, Gabriele, la voce è più alta. Salve a tutti, è un piacere essere qui con voi oggi. Andiamo avanti con l'intervista. Ah, vabbè. Procediamo con l'intervista. Ok, faccio le domande. Vai, cominciamo con qualche domanda. Nel frattempo dovete capire che qui intorno abbiamo disturbatori. No, li chiamerei più degli intrattenitori stimolatori. Perfetto, sì, stimolatori. Vorrei intanto scusarmi perché è la mia prima intervista radiofonica, quindi scusate se il tono di voce è basso, inadeguato, è la mia prima volta. Ce ne freghiamo! Nel frattempo abbiamo anche la presenza del presidente che ci sarà da controllore supremo, da timoniere supremo. No, stavo dicendo che il fenomeno particolare è questa timidezza dei giocatori di rugby. I giocatori di rugby sono personaggi particolarissimi perché sono timidi, non vogliono parlare alla radio, si vergognano a venire, non si vogliono fare vedere, arrossiscono facilmente, sono vanitosi. Ecco, il punto, io avendo Gabriele Sindona, numero 3 della squadra, quindi un pilone, purtroppo che si è infortunato nella prima amichevole, no? Col Padua, sì. Infortunato, e quest'anno non ha giocato, ma questo ha permesso di vedere, ascoltare, capire e sentire un po' gli umori della squadra dall'esterno, e oggi lo useremo in tanti modi, in effetti, no? Avremo un Sindona che parlerà della partita, un Sindona che, muovendosi anche come animatore nelle scuole del settore propaganda di Giuliana Campanella, parlerà anche del settore scuola, no? In cui gli amatori sono molto attivi quest'anno, e poi dolcis in fundo anche il Sindona, essendo stato esiliato all'estero, a Malta, da qualche anno, dal di dentro ci potrà raccontare chi è questa squadra, questa nazionale A di Malta, che giocherà con noi, con noi siciliani, la partita del 22 ad Acireale, contro appunto fra la nazionale siciliana e la nazionale maltese. Intanto andiamo con un po' di musica e poi ripartiamo. Domanda così a bruciapelo, che cosa mi dice la partita di domenica contro il Reggio? Purtroppo nel frattempo siamo interrotti dal presidente. Il terrorista. Purtroppo, quando ci sono queste partite molto sentite. Bravo. Allora, dicevo, purtroppo la partita con Reggio ha evidenziato il nostro maggiore pregio, che è poi anche il nostro maggior difetto, che è l'animosità. Ovviamente se siamo stati penalizzati da noi stessi, ovviamente non do la colpa all'arbitro, situazioni del genere. Però purtroppo quando ci sono partite così sul filo del rasoio bastano degli episodi per far cambiare il risultato. Un tabù. Purtroppo, come stavo dicendo, nostri errori, il nostro troppo parlare con l'arbitro, troppe scorrettezze, hanno fatto sì che il loro calciatore mettesse a segno praticamente tutti i punti che poi hanno portato a vincere il Reggio. Ora, come dicevo prima, la nostra animosità, quindi il nostro continuo contestare, che ad un certo punto di vista può essere un vantaggio,
perché dimostra un grande cuore, da un altro punto di vista è un grosso difetto, perché poi non tutti gli arbitri tollerano questo tipo di condotta in campo e quindi questo ci porta a prendere molte punizioni, punti decisivi del campo, e ogni punizione viene trasformata, se hai un calciatore buono come nel caso del Reggio, e quindi alla fine vai a perdere per quei 3 punti, 6 punti di quella prima. Perché c'è stata una differenza tra quel primo tempo giocato così in maniera un po' abulica e quei 20 minuti in cui si è vista la vera squadra? Perché comunque una partita dura 80 minuti, è lunga, l'attitudine psicologica non sempre può essere tenuta costante per tutta la durata della gara. Quindi è normale che magari ci siano dei cali di tensione, ovviamente la differenza la fa la squadra che non ha cali di tensione, appunto. Scott Palmer, come l'hai visto in campo? Ma non devo fare io l'intervista, non lo so, Pancrazio, stai parlando troppo. Se ti distrai, ragazza. Non mi sto distraendo. Allora, ti ha fatto una domanda, Scott Palmer? Scott Palmer, francamente, Giorgio Guanino non ha nulla da invidiare. Almeno Scott Palmer, intendo a quest'età, non ha nulla da invidiare, diciamo, non si è sentita molto la differenza rispetto al nostro pacchetto di mischia, soprattutto per quanto riguarda il suo ruolo di terza centro, perché comunque anche noi lo copriamo abbastanza bene con Giorgio. Per il resto, no, vabbè, l'arbitraggio secondo me è stato giusto. L'arbitraggio purtroppo campione. L'arbitro è una persona e ogni persona ha un modo di vedere ha un suo modo di vedere gli episodi. Magari un arbitro li interpreta in un modo, un altro arbitro li interpreta in un altro, quindi bisogna adattarsi. No, quindi bisogna adattarsi alla visione dell'arbitro, non sempre è facile. Non è la prima partita. Nel rugby l'arbitro non si discute, assolutamente, esatto. Non si può discutere, quindi questa è una cosa che ci si scorda. Spesso la scordano i presidenti, la scordano le figlie dei presidenti, la scordano i collaboratori, la scordano i dirigenti, ma l'arbitro nel rugby non si discute mai. Allora, vorresti dire qualcosa? Che hai detto le figlie dei presidenti? Non tutti i presidenti hanno delle figlie femmine, quindi tu che ne sai? Volevi puntare su di me? Io non ho detto niente. Ho cancellato tutto quello che tu hai scritto sull'arbitro domenica, per cui noi riprendiamo. Io non ho scritto niente. Ricominciamo dal Blandino, abbiamo toccato questo uomo, Blandino, sapete che è una persona che sta particolarmente a cuore. Ho chiesto a Gabriele appunto di parlarci un po' di quei riti, quei miti, quelle piccole vanità chiuse nello spogliatoio. Lo spogliatoio di una squadra da rugby è un po' come lo scrigno dei segreti, come la camera dei misteri di Harry Potter, no? Là dentro avviene di tutto, tutto ti disfa. Vanità, facciamo una classifica tra le vanità, non perché parliamo di Blandino mi viene in mente il discorso vanità, ma facciamo una piccola classifica dei riti che gli ama hanno prima di entrare in campo e delle piccole vanità che i nostri giocatori hanno, no? Allora, mettendo Blandino come prima posizione a livello di vanità, chi va al secondo posto? Quindi il più vanitoso, vai. Posso appellarmi al quinto emendamento? Cioè. Mi avvalgo della volta che non ti succederà niente. No, non ti succederà niente. Sei già venuto al Pablo, A voi non succederà niente. Castrazione chimica. Vabbè, innanzitutto vorrei puntualizzare che non ho detto che nella classifica di vanità c'è un primo posto. No, io l'ho detto. E te ne assumi le responsabilità. Sì. Quindi quello che voglio dire. No, vabbè, non ci sono riti particolari o tic particolari o cose del genere. Ovviamente c'è chi cura più l'immagine. Salvo Catania. Diciamo che non è una buttiamo, buttiamo dei nomi a caso. Salvo Catania. Salvo Catania è molto, 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 molto preoccupato, diciamo, della condizione dei suoi capelli. Sì, notiamo che lui nelle foto viene sempre perfetto, impeccabile. E infatti non è un caso. Lui non è un caso, perché lui... Lui se ne studia. No, lui nota dove sono messa, mi guarda, si sistema un attimino il ciuffettino che esce dal caschetto, si mette in posa e si fa fare la foto. L'ho notato da un paio di partite a questa parte. Anche mi fanno notare che è una difesa del reparto, perché la mischia è un reparto a parte, sono quelli che suonano il pianoforte, no? E tu hai difeso Catania e scarichi adesso
la vanità su Roberto Purello D'Ambrosio. Ma scusa, il principe. Lui che cosa fa? Ah, ecco, ecco. Tanto l'appellativo di principe non so dove gli... Non lo so neanche io, perché lo chiamano il principe? Non, allora mi un attimino mi interrompo. Si dice la nomina di principe. Mi interrompo perché allora c'è un problema che poi mi viene detto: ah, non si sente bene la radio. Mio caro Pancrazio, quando fai le domande, avvicinati al microfono. Insomma. Ok, fai le domande. Perché il soprannome del principe? Andiamo indietro un po' nella notte in questa squadra. Lo chiamano il principe. Sua mamma neanche, ho chiesto, ma boh, mi sembra veramente... Perché il principe? Io sinceramente credo che gliela avessi dato tu questa parola. No, assolutamente. Forse a Taormina si vocifera. No. Non si vocifera. Veramente pure io sapevo che aveva... No. Era il principe. No, non so dirti da cosa deriva. Comunque, concludendo l'argomento vanità, che magari possiamo... No, siamo dentro l'argomento. Ma concludiamo l'argomento, diciamo che non è una caratteristica principale del giocatore di rugby, più magari da giocatore di calcio, di basket, ma non di rugby. Mi dispiace su questo, ti do pienamente torto, perché secondo me forse siete voi rugbisti più vanitosi del calciatore in sé, ma anche del tennista, che il tennista è molto vanitoso, però secondo me voi siete più vanitosi. Allora facci credere il contrario. Vi faccio credere il contrario? Ci proverò. Non lo so, non hai qualche un altro domanda? Nome a caso, non so, Salvador. No, non possiamo dire che va assolutamente Nino Musicò, ma no. Nino Musicò cura il look, ma non è un look molto curato, ma questo non è sempre sinonimo di vanità. Diciamo che Rosario... No, Nunnari, che cosa mi dici di Rosario Nunnari? Appunto, chi è Rosario Nunnari? Da che punto di vista? Allora, sento da qua mi arriva voce, è soprannominato Sandokan. Tu questo lo sapevi? Vediamo se questo sei preparato, se questa domanda sei preparato. No, è un soprannome, diciamo, che è arrivato, diciamo, ultimamente, ecco, a causa del suo look, barba, capello lungo, però... No, Sandokan è un ottimo capitano, secondo me. Poi gioca nella Cattolica praticamente da sempre. Quando ho cominciato io, già lui c'era un sacco di tempo, ho cominciato a 16 anni. Relativamente tardi. Diciamo, sempre stato il capitano in pectore della squadra. Ora è soltanto ufficiale. Allora, vabbè, lui è sempre stato, insomma, quindi sì. È sempre stato il capitano proprio dell'amatori in sé. Se fai un altro caffè, per favore! Nel frattempo qui chiedono il caffè, pure io. Allora, Pancrazio, un'altra domanda? No, magari sentiamo un attimo un po' di musica e poi continuiamo con Gabriele e spostiamo l'argomento stavolta sulle scuole, che è una cosa molto... Ti occupi della propaganda nelle scuole. Come la vedi? Allora, diciamo che ho iniziato perché comunque la mia vocazione è stata quella di fare allenatore un giorno, quindi per imparare a fare bene una cosa bisogna cominciare dalle basi. La propaganda nelle scuole è difficile perché ci sono poche strutture, poi c'è, diciamo, lo scetticismo dei genitori, che sempre c'è, diciamo, il luogo comune, il rugby è uno sport pericoloso, mio figlio non deve farlo, riescono a fare pallavolo o altre cose del genere. E un'altra difficoltà è la scarsa capacità motoria dei bambini, che spesso cominciano a fare sport. Scusami se ti interrompo, però abbiamo un ospite al telefono d'eccezione, non so se riusciamo a parlare, ecco. Pronto? Salvo Carozzo, gioia mia, come stai? Tutto a posto, sei in diretta radiofonica da Udine a Roma e a Messina. Noi ti stiamo mettendo in viva voce. E avevo chiesto al tuo compagno di squadra, Sindona, chi era il più vanitoso degli spogliatoi, e non c'è stata molta collaborazione. Dimmi tu qualcosa, che sei un uomo navigato, hai tanta esperienza di spogliatoio. Ah, spiazzato. Ha 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 ha!
calze rosse e senti, e parlavano, c'era stato un caso, io avevo notato all'inizio del campionato, tu avevi prestato il caschetto a Salvatore Catania, no? Bravo ragazzo, splendido ragazzo con degli occhi che non si... Il caschetto dopo un giorno ti è stato ridato e dalla terza partita ha comprato un suo caschetto. Perché? Non è più tuo fratello, avevi qualche cosa... A fofora! Praticamente forse non si è trovato bene nel caschetto, secondo me, ma te l'ha ritornato pulito, vero? Perché sappiamo che lui durante le partite ha, diciamo, questa fisica di sistemarsi sempre i capelli, cercare di non arrivare con la testa proprio a terra. Allora Anna, secondo me perché gli è tornato nel caschetto? In modo la moglie, dove iniziano le farsi i capelli? Ho capito. E di tuo compare Gorgone, perché anche visto ha dei retroscena, cioè non è uno così. Federgino solo per pochi intimi.it. Abbiamo capito. Ma lui è anche un ballerino, Gorgone. Sì, lui ha un passato da ballerino semi-professionista, diciamo. Tipo, non vuoi aggiungere altro? No, non aggiungo altro perché l'orario ancora... Di tip-tap. Tip-tap qua ci suggeriscono. Vabbè, quindi lo invitiamo a partecipare e anche lui a dirci sui retroscena. Ci faremo la prossima volta amatori mezza bellezza, la prossima volta i belli chiameremo. Scusa Gabriele. No, dai, sono tutti belli. Ogni scarafo... E poi comunque sia, ogni scarafone... Come? È bello presidente. Oh, bello presidente. Va bene, grazie per esserti fatto sentire. Ti aspettiamo in radio, Ciao ciao. Allora, ritorniamo carichi a quello che stava dicendo Gabriele, che l'abbiamo interrotto, mi dispiace, ma diciamo, questo è il bello della diretta, no? Sì, assolutamente. Allora, quindi dicevamo queste scuole, tu ti ritrovi ad esempio in una scuola di Messina dove gestisci bambini che sono principalmente piccolini da 5 anni, quinta elementare, ma sappiamo che comunque sì, anche se magari forse non la gestisci tu, abbiamo anche bambini dell'asilo. Quelli più che altro fanno, diciamo... Coreografie. No, ecco, diciamo per dargli una capacità motoria migliore. Che spesso i bambini al giorno d'oggi non hanno. Quindi parlami dammi un attimino non lo so, dimmi come sono queste quinte classi, se i bambini sono motivati, quando tu gli dai in mano la palla ovale, che domanda ti fanno spesso? Posso calciarla? È la prima domanda, posso calciarla? No, non è calcio, ecco. Poi una volta superato, diciamo, questo equivoco di base, sono molto entusiasti. Il problema secondo me non sono proprio i bambini, sono i genitori, nel senso che comunque c'è molta superstizione rispetto al rugby, perché come dicevo prima il bambino si fa male, il bambino si rompe questo, il bambino si rompe quello, e quindi tengono in questa sorta di ova, di campana di vetro, esatto, che spesso non gli permette di esprimere le capacità motorie che un bambino di 11-12 anni dovrebbe già aver acquisito. Superando, diciamo, questo problema, comunque c'è il problema delle infrastrutture,
che purtroppo sono quelle che sono. No, non si possono estirpare. Nel frattempo al solito abbiamo i soliti abbiamo i suggeritori da fuori, ma no, meglio non ripeto. Insomma, dicevo, spesso ci sono problemi di strutture. Ovviamente adesso non è una cosa che può risolvere la moto di Messina o il rugby in generale. Vabbè, però comunque i ragazzi sono sempre molto entusiasti di giocare, non vedo l'ora che arrivino gli educatori e tutto il resto. Stiamo facendo molti progressi, anche perché per formare una nazionale o un campionato comunque competitivo nel futuro occorre partire da, diciamo, dalle basi, non prendere ragazzi di 16-17 anni che già hanno degli schemi motori precostituiti. Quindi bisogna imporre certe movenze, certi ragionamenti ai bambini quando sono più piccoli e quindi, diciamo, hanno una capacità di apprendimento maggiore. Una domanda così, cambiando discorso. Domenica ci sarà la partita in casa con il Rieti, alle 2:30 al solito al campo di Sperone, dove vi invitiamo tutti a partecipare. Che cosa ve ne pensi? Come la vedi questa partita, visto che ci ritroviamo ancora al terzo posto ma con 42 punti? Ricordiamo che dal Zio della Fira hanno sbagliato anche il risultato finale, ma penso che sarà in aggiornamento. Poiché l'Amatori Messina viene battuto da Reggio Calabria 25-19, non a 16. Notizia dell'ultima ora: Garozzo è stato convocato con la nazionale serve. Garozzo è stato selezionato per che cosa? Per la nazionale 7, ricordiamo che la nazionale 7 è il team manager è Orazio Arancio. La nazionale 7 giocherà sempre il 22, però la mattina, un torneo, un triangolare ad Aci Reale contro Israele. Sì, Fortunato Celerino, siccome ha visto l'amicizia che fra Garozzo e Arancio hanno preso Garozzo. Garozzo è dentro, quindi è nazionale. Va bene, quindi ritorniamo un attimo. Un attimino di serietà nel frattempo. Se non sei un nazionale. Sì, siamo seri. Continuiamo l'intervista. Torniamo a Rieti, vediamo che cosa mi dici di questo Rieti che si trova attualmente terz'ultimo in classifica con 12 punti. Ma allora, intanto il Rieti è sempre stato una delle nostre bestie nere, tra virgolette. Fin dai tempi della Serie C Elite abbiamo sempre avuto difficoltà, perché fondamentalmente sono, diciamo, un po' dei provocatori, noi spesso cadiamo in queste provocazioni e anche loro, avendo un calciatore di ottimo livello, ci penalizzano un po', come è successo domenica con Reggio. Quindi penso che la cosa più importante per domenica sia non accettare la provocazione, utilizzare il nostro gameplay Venire al campo per vedere dietro il tifo. Sì, vabbè, intanto vinciamo, poi. Ma, no, ovviamente, anche quattro casi hanno personalmente, anche se di quattro mi è ben uguale. Una domanda, ti faccio una domanda così, visto che abbiamo parlato del tifo. Dà una maggiore valenza il tifo mentre giocate? Che cosa, ad esempio, sentire Amatori, che cosa ti fa pensare mentre sei in campo? Sicuramente è una spinta in più, anche perché non eravamo abituati ad avere un pubblico, diciamo, così numeroso, soprattutto quando giocavamo in Serie C Elite, comunque il pubblico era più esiguo. Sicuramente è una motivazione psicologica in più, si può fare di meglio, ecco. Potete venire, diciamo, più numerosi, potete fare anche più casino. Dopo questo attimo veramente nostalgico, poetico, molto intimista sul tifo e sulle motivazioni, passerei a un po' di musica. Dopo proseguiamo con un'altra cosa molto 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 interessante. Daniele conosce bene i maltesi perché ha vissuto a Malta, no? Noi ricordiamo che abbiamo una serie di giocatori convocati da parte di Amatori, che stanno giocando, non trovo l'appunto, però sono Blandino, Gorgone, Musicò, di Trapani, Dejan, Santillano, sono i nostri rappresentanti. Allora, questa nazionale maltese, come Gabriele, chi ci troveremo di fronte? Allora, innanzitutto Malta, essendo stata una colonia britannica, diciamo che è il regno del DNA.
perché comunque nonostante sia un'isola diciamo in mezzo al Mediterraneo di clienti che vogliono ha delle sovvenzioni non è che dovuta alla dominazione inglese è comunque i giocatori che c'erano davanti sono tutti diciamo per metà inglesi, per metà australiani, per metà gallesi, insomma diciamo gente che il rugby lo pratica fin diciamo dalla tenera età. È una nazionale abbastanza ostica, però penso sicuramente sia a livello della rappresentativa siciliana. Questo sì. Sì, volevo sapere anche una cosa. L'allenatore della nazionale maltese chi è? Non conosci il personaggio? Il campionato maltese è diciamo, un campionato abbastanza strano. Sono ex giocatori di alto livello che hanno giocato in Inghilterra, appunto, Australia, Sudafrica e gente che non ha mai giocato a rugby, diciamo, è un melting pot diciamo, di esperienza e di, diciamo, di inesperienza, ecco. Da cui esce questa selezione di giocatori che sono appunto la nazionale a maltese, la quale ho avuto anche il privilegio di allenarmi nel lontano 2003. Molto professionali, hanno anche molti fondi a disposizione, in quanto un liceo di rugby molto importante a Malta, nonostante le dimensioni abbastanza ridotte della popolazione e così via. Va bene, intanto ti ringraziamo per essere stato presente qui a Arena Rugby Band, la terza puntata. Ti ringraziamo della mia trasmissione. Sì, della mia trasmissione, insieme a Pancrazio Deris, Attila Villari, Vincenzo Nicida, la presenza anche del presidente, oggi di Gabriele Sindona, lo salutiamo perché anche lui penso abbia i suoi impegni lavorativi. Quindi grazie per essere intervenuto. Allora, ciao a tutti, ci vediamo domenica al campo, puntuali alle 2:30. Grazie Gabriele, ciao ciao. Allora,